non mandato gli operatori con l'asfalto a freddo nelle buche piene d'acqua che dopo tre macchine che sono passate si sono riformate, e dare agli operatori poi la colpa di questo. Qui bisogna che il comune si muova, dia dei fondi per rifare degli asfalti nuovi che non ci metta in condizione di rischiare continuamente, visto anche quello che è successo a me oltretutto, e quel 370 ai nostri operatori non lo condivido. Risvolti anche drammatici nel corso dell'assemblea del personale del comune di Arezzo all'indomani dell'approvazione della delibera sulla riorganizzazione dell'ente. L'operaio della manutenzione che piange, il 28 dicembre del 2012 era con Luigi Coppola quando morì investito da un'auto sulla strada di Ruscello mentre tappava una buca, e per questo andrà anche a processo. Il suo discorso fa commuovere tutti i presenti, punta il dito contro una valutazione ingiusta e diventa simbolo di quello che sta accadendo negli ultimi anni e che i cittadini fanno fatica a percepire. E decisamente ci sono gli operai che in questo momento sono in sofferenza, sia hanno dimostrato appunto e hanno tirato fuori le problematiche sia per quanto riguarda le loro condizioni all'interno lavorative, sia degli spogliatoi, ma anche di come lavorano. Dall'assemblea alla quale hanno partecipato gli educatori della scuola, i vigili urbani, operai, impiegati di tutti gli uffici, è uscita la volontà di proseguire con lo stato di agitazione anche in vista dell'incontro di giovedì con il sindaco Ghinelli. Noi vogliamo ridurre i costi di direzione, è possibile farlo attraverso questa strada, semplifichiamo anche le cose, i servizi si rendono con più immediatezza e con più efficacia. A maggio 2016 intanto c'è una data segnata di rosso sul calendario, il 14, giorno in cui Arezzo è città di tappa nel Giro d'Italia, e se la vertenza non sarà risolta potrebbe diventare anche giorno di sciopero. Assolutamente prematuro parlarne. Io mi auguro che prevalga il buon senso e più che altro prevalga, da parte nostra c'è sempre stato, prevalga la parola data. A noi interessa risolvere problemi nostri e attraverso di noi della cittadinanza di una città che ha bisogno di essere amministrata a costi ragionevoli e con la massima efficienza possibile.